Seconda edizione Nonni Vigili, mi trovo in compagnia dell'assessore alla Polizia e Sicurezza Marcello Murolo. Ci dica qualcosa in merito a questa seconda edizione di Nonni Vigili qui a Cava dei Tirreni. È un'iniziativa che ha riscosso un buon successo e degli ottimi risultati in precedenza, che quindi siamo molto felici di rinnovare quest'anno e che vogliamo implementare in futuro, perché è un primo e ottimo esempio di collaborazione di quella che in Nord Europa chiamano cittadinanza attiva, di collaborazione tra sociale e autorità per scopi appunto sociali, di ordine pubblico, di controllo del territorio. I genitori, un valido aiuto, quindi i nonni per i genitori, che all'uscita da scuola ci sono sempre tante peripezie, pericoli. Un aiuto validissimo per due motivi: ci consentono di assicurare il servizio risparmiando gli agenti del corpo di polizia locale, che purtroppo sono poco numerosi e che quindi possono essere destinati ad altre attività, svolgono questo servizio con particolare efficacia proprio perché vengono percepiti come più vicini dai genitori che accompagnano i figli a scuola o dagli stessi. Compagnia di Marco Galdi, sindaco di Cava dei Tirreni, per la seconda edizione Nonni Vigili. Le prospettive per quest'anno? Ma prima di tutto gratitudine nei confronti di questi nostri cittadini un po' più avanti negli anni, ma comunque sempre tanto dinamici e disponibili. Un grazie sia per l'aiuto reale che danno al nostro corpo di polizia municipale, alleviandolo di attività di assistenza ai bambini all'ingresso alle scuole, ma anche e soprattutto per l'esempio che danno a tutti gli altri cittadini. Essere cittadini vuol dire dare il proprio contributo alla città e farlo anche mettendo a disposizione il proprio tempo. Ormai il volontariato sta diventando uno strumento importante per l'integrazione dei servizi e per l'accoglienza e per dare una mano ai cittadini e alla città, e devo dire i nostri nonni vigili sono un gran punto di riferimento per questo, e quindi la gratitudine dell'amministrazione e dell'intera città va a loro.